L'undicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta giovedì 15 luglio in una delle location storiche di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che nell'anno della pandemia si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, con un occhio sempre attento all'innovazione e alla leadership. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Premio Eccellenza dell'anno Leadership Assistenza Fiscale. Il premio va allo studio Gulli, protagonista del nostro CEO Summit, quindi vi attendiamo. C'era anche lo studio Gulli. La motivazione è la seguente: per offrire da anni un'eccellenza consulenza in ambito fiscale corredata da numerosi servizi, per il supporto costante, l'aggiornamento, per favorire la promozione e lo sviluppo delle imprese italiane ed estere e per aiutare i giovani imprenditori e professionisti a realizzare i propri obiettivi e i propri sogni. Studio Gulli, non solo donne, ma anche e soprattutto, qui è inserito nella motivazione, i giovani, insomma. Anche questo è importante. Dare spazio peraltro alle categorie che sono state più penalizzate in quest'ultimo anno, quindi ancora di più parliamo di eccellenza. Buonasera. Nel lavoro, insomma. Buonasera. Assolutamente. Ben ritrovata. Oh, adesso può alzare il premio, giustamente, dopo che ci ha raccontato anche la vostra esperienza. Ecco qui il team di cui parlava, no? Spostatevi leggermente più in qua, così. Com'è il premio? Pesante o leggero? Ok, meglio. Guardate i nostri fotografi. Un po' più basso, se no le copre la faccia. Ecco qua, perfetto. Lo alzi adesso, allora facciamone una, esatto, eccolo, anche così. In alto. Oh, che meraviglia. Complimenti. Grazie, grazie. Complimenti ancora. Io partirei dalla dottoressa Tina Gulli, titolare dello studio Gulli, giusto qualche parola in più per introdurre ciascuno dei relatori. Lo studio commercialista dottoressa Gulli Business Solutions opera nell'ambito delle consulenze fiscali da anni, offrendo alla clientela numerosi servizi sia nella consulenza fiscale che in quella aziendale, societaria, tributaria e contabile, online e offline. Dunque iniziamo ad ascoltare il caso di successo, l'esperienza personale. Prego. Innanzitutto vorrei ringraziare per questo premio che mi ha onorata, e quindi successo, spero di aver avuto successo, nel senso che ho cercato di dare il massimo in un momento di pandemia che è stata tremenda, sia per lo studio che per di come abbiamo dovuto lavorare tutti in smart working, però ho sempre cercato di dare coraggio e di spronare la gente. Ho avuto un team che mi ha sostenuta in tutto e per tutto, dalla mia collaboratrice principale, da webmaster, insomma ho avuto un team spettacolare, perché da sola non ce l'avrei potuta certo fare. Certo. Quindi l'importanza del team che ritorna sempre, quindi questo è bello sentirlo. È importante perché c'è stata una coesione totale tra di noi, per cui si puntava ad un obiettivo e si cercava di raggiungerlo nonostante le difficoltà, nonostante tutto quello che era a distanza. Noi lavorando con l'estero lavoriamo sempre anche in webinar, quindi certo. Non abbiamo il contatto diretto, per cui tutto era tutto molto... Certo. La mia esperienza mi ha dato che se ti prefissi un obiettivo e cerchi di perseguirlo in tutti i modi e cerchi di raggiungere anche l'impossibile e lo fai diventare possibile, prima o poi le cose avvengono. Ecco, questo è già un bello slogan, perché poi appunto chiederemo a discrezione, insomma, una frase, uno slogan. Sì. Beh, insomma, le basi c'erano, perché prima parlavamo, insomma, di tracciare, no, un filo conduttore tra passato, presente e futuro. Le basi c'erano, però ha riscoperto, per quanto ho capito, la forza del suo team. Anche perché durante quest'epoca è stato di sacrificio, diciamo, la gente è diventata più forte. Anche perché tutti quei no che ha ricevuto durante la pandemia, questo no, quell'altro no, li ha fatti diventare certo. Tutti più forti, quindi più caparbi. E questa, la tenacia, è una qualità che ti viene anche nelle difficoltà.
Certo, che poi si usa spesso la parola resilienza un po' abusata, quindi sì, noi stiamo trovando dei sinonimi, però è quello, no? È quello, è tenacia, perseveranza. È vero, una cosa che abbiamo notato un po' tutti, e questo è bello, però avere delle riconferme anche attraverso proprio le storie e i racconti è bello. A questo punto io adesso vi chiedo di riassumere velocemente in una frase, in una parola, in uno slogan, vedete voi, lascio aperta molto la cosa, però la chiave di successo per la ripartenza. Abbiamo parlato di quello che è avvenuto in questi mesi, ora come ripartire. Una parola, una frase non è un problema, a vostra, se è una parola va benissimo, se è una frase altrettanto. Dottoressa Gulli. Penso che ogni persona, se si prefigge un determinato obiettivo e perseguita una determinata idea, prima o poi la raggiunge, in qualunque modo, in qualunque, specialmente se continua con tenacia e con voglia di fare, perché se certo. Prima o poi la raggiungi, perché il sacrificio ti porta proprio il momento di sacrificio ti porta a raggiungere questo obiettivo. L'Italia si deve prefiggere un obiettivo e cercare in tutti i modi di raggiungere. I tempi sono stati molto tristi, però il Made in Italy, io che lavoro con l'estero, è amato e apprezzato certo. Nel mondo intero. Dobbiamo renderlo sempre più forte. L'amore del dettaglio, della particolarità, quello che è il Made in Italy non esiste al mondo. Certo. Quindi come vengono curati i particolari, come vengono curate le... proprio andare nel preciso, no? Sì, sì. Cercano di imitarlo, ma non ci riusciranno mai. Quindi bisogna partire da questo, okay. dal fatto che l'ingegno italiano è amato all'estero tantissimo. Ecco, a volte dobbiamo valorizzarci noi certo. Di più, perché a volte siamo noi, no? Che magari non abbiamo il giusto... la giusta importanza. Quindi prima parola, così vediamo anche le altre, tenacia, mettiamola così, passione, esatto, lungimiranza, riuscire a guardare oltre. Ok, io ringrazio la dottoressa Tina Gulli, titolare dello studio Gulli, di grazie davvero.